In Puglia, nel tacco d'Italia, il capo di Leuca, da circa 700 anni ho trovato modo di svilupparmi. Così sono diventata la più bella e la più conosciuta quercia della mia specie. Sono la Vallonea. Entrata nella storia silenziosamente e per caso, forse sono un relitto fitogeografico o forse qualche buon monaco giunto da est mi ha portato fin qui lasciandomi libera di manifestarmi. Assieme alle altre sorelle e fratelli ho conquistato questa terra, spingendomi quanto più a nord ho potuto, secondo un compromesso integrativo tra le genti che mi diffondevano in cambio dei miei doni. Dal mio legno usato in carpenteria e dal tannino in varie parti di esso contenuto, si sono colorate le vele, conciato il pellame, allontanati i parassiti durante l'essiccazione del tabacco e di altri prodotti agricoli. Le mie ghiande hanno nutrito sia gli animali che le persone, specie queste ultime durante le carestie. Ho segnato anche il confine tra le terre. Ferma sulle mie radici, ho visto ai miei piedi molta umanità. Santi e diavoli, fate e pellegrini, cavalieri e dame, pirati e saraceni, briganti e gendarmi, signori e contadini, innamorati a coppie o spaiati, migranti tutti, ma sempre innamorati della vita, proprio come me. Ci vogliono tre persone adulte per abbracciare il mio tronco, più o meno 4,5 metri di circonferenza. Sono alta quasi 18 metri e con i miei rami occupo lo spazio intorno, tanto che al risveglio le mie grandi foglie ricoprono una superficie di 700 metri quadrati. Dalla mia postazione osservo il mare e Tricase, la mia cittadina. Ospito volentieri svariati animali, più o meno simpatici e di tutti i regni conosciuti, tranne quello dei pesci. Allora è una festa di formiche, farfalle, api e zanzare, lucertole bianche, gazzeladre, passeri e rapaci, volpi, roditori, pipistrelli. Osservo oggi l'uomo di tutte le età e provo a resistere, perché confido nell'animo universale, nonostante tutto.